Buongiorno e benvenuti. Un saluto a tutti coloro che sono collegati da tutto il mondo per l'edizione di maggio della serie di webinar in viaggio con la piattaforma di iniziative Laudato Si'. Grazie a coloro che si sono uniti a noi in live stream e un saluto speciale a tutti coloro che a causa del fuso orario guarderanno la registrazione in seguito. Un caloroso saluto a tutti gli educatori che lavorano arduamente per diffondere i messaggi della Laudato Si a tutti coloro che sono qui online, perché siamo tutti chiamati ad educare noi stessi sul tema dell'ecologia attraverso la Laudato Si e a trasmettere questo dono in veste di educatori ecologici attraverso le nostre azioni e parole. Mi chiamo Shona Rebello. Sono consulente per la Commissione per l'Ecologia della Conferenza dei Vescovi Cattolici dell'India e per l'Ufficio Arcidiocesano per l'Ambiente di Mumbai. E come parte della Don Bosco Green Alliance sono co-leader del gruppo di lavoro scuole della piattaforma di iniziative Laudato Si'. Vi invito a presentarvi nella chat, indicando il vostro nome, il paese e specificando se siete qui singolarmente o a rappresentanza della vostra famiglia, scuola, congregazione religiosa, parrocchia o diocesi, istituzione educativa, sanitaria o di altro gruppo. Come alcuni di voi sapranno, ogni mese la serie di webinar in cammino con la piattaforma di iniziative Laudato Si' propone l'intervento di relatori esperti su argomenti legati ai 7 argomenti e obiettivi della Laudato Si' e che rappresentano i vari settori della piattaforma. Ci auguriamo che la serie possa supportarvi nel vostro cammino di riflessione, valutazione, creazione e revisione dei vostri piani d'azione Laudato Si', creando così un futuro all'insegna della Laudato Si'. Alcuni annunci pratici prima di iniziare. Primo annuncio: questo webinar è interpretato in spagnolo, italiano, portoghese e francese. Se volete seguirlo in una di queste lingue, potete cliccare sul pulsante della traduzione in basso sullo schermo, selezionando la lingua desiderata. Secondo annuncio, questo webinar verrà registrato e trasmesso in live streaming su YouTube. Solo i nostri ospiti saranno visibili pubblicamente anche nella registrazione. Speriamo che salviate il link di YouTube per rivederlo o per condividerlo con altri. Terzo annuncio, e molto importante, se avete domande per i nostri relatori, potete scriverle nella sezione Q&A in qualsiasi momento della presentazione. Raccoglieremo le domande durante le presentazioni e cercheremo di includerne il più possibile nella sezione apposita. Ultimo annuncio. Siamo una comunità. Pertanto, per contribuire a questo senso di comunità globale, vi chiediamo di fare commenti positivi e rispettosi nella chat, ponendosi nell'ottica di capire anziché di discutere. E ora vorrei invitare John Mandel, il direttore della piattaforma di iniziative Laudato Si'. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sono felice di partecipare al quinto webinar globale della serie dedicata agli obiettivi della Laudato Si', promossa dal Dicastero Vaticano per la promozione dello sviluppo umano integrale. Per coloro che ne sentono parlare per la prima volta, si tratta di uno spazio digitale e di una comunità che si propone di incoraggiare il mondo ad unirsi in un viaggio di azione che ci permetta di giungere alla sostenibilità e alla rigenerazione positiva. La piattaforma è stata ispirata dall'enciclica di Papa Francesco del 2015, Laudato Si', sulla cura della nostra casa comune, enciclica indirizzata all'intera famiglia umana. E cosa significa Laudato Si'? Significa lode a te in umbro, il dialetto italiano parlato da San Francesco. Proviene dal Cantico delle Creature che rende lode a Dio per il suo creato. Il Dicastero è stato piacevolmente sorpreso dall'enorme interesse mostrato per questa serie di webinar e dalla continua crescita della piattaforma, che oggi conta ben 7.300 individui, famiglie, istituzioni
impegnate nei sette settori della piattaforma. Di questi, più di 1.100 sono istituzioni educative, siano esse scuole e università, con un impatto su quasi 1 milione di studenti, docenti e personale attivamente impegnati nella creazione di comunità educative ecologiche. Ed è davvero emozionante poter assistere a questo cambiamento globale che interessa i singoli individui. È così che inizia la vera conversione ecologica. Vorrei soffermarmi brevemente a ricordare tutti gli insegnanti e i mentori che mi hanno educato e che mi hanno plasmato, soprattutto il mio modo di vedere il pianeta. E che mi hanno ispirato con la loro conoscenza delle scienze, della terra, dell'ingegneria ambientale nel mio caso, della filosofia, della teologia. Tutti noi siamo il risultato di queste persone. E a questo punto vorrei restituire la parola a Shona e al nostro gruppo di lavoro sulle scuole. Shona, a te. Grazie, John. Vi pongo alcune domande. Cosa vi rende entusiasti in merito agli obiettivi dell'educazione ecologica? Cosa vi spinge ad essere coinvolti nella piattaforma e a individuare nuovi obiettivi per raggiungere l'ecologia integrale all'interno di una comunità globale? Perché le istituzioni educative come le nostre scuole sono così importanti per la piattaforma? Il nostro settore fornisce competenze al processo educativo, mostrando come trasformare il nostro rapporto con il creato, tra di noi e con il sommo creatore. Tutto comincia con il rendersi conto che Dio ci pone in profonda relazione all'interno della nostra casa comune. Il webinar di oggi è proprio dedicato a ispirare tutti coloro che sono in viaggio per diventare educatori ecologici nella propria comunità, per apprendere più approfonditamente i doni offerti dal creato e i modi in cui trasformare collettivamente i nostri sistemi umani per prendersi maggior cura della Madre Terra. Il gruppo di lavoro scuole della piattaforma ha progettato questo webinar con l'intento di stimolare i partecipanti verso nuovi percorsi che rivitalizzino il modo in cui possiamo incarnare la missione di Dio, ovvero il Vangelo della creazione. Siamo tutti in grado di apprendere e creare conoscenze che incorporano e incarnano la saggezza della Laudato Si. Nei nostri piani e obiettivi dobbiamo includere anche l'atto di invitare altri ad unirsi a noi, offrendo loro nuove prospettive, modi rinnovati di vedere le cose e di esistere attraverso le nostre azioni. Nelle parole di Papa Francesco, nella Laudato Si, l'obiettivo non è raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. Tra pochi minuti ascolteremo una preghiera di apertura, seguita da un processo di apprendimento facilitato da due membri del gruppo di lavoro scuole. Ci sarà poi una sezione dedicata alle domande e risposte, quindi vi ricordo di scrivere le vostre domande nella chat. E prima di concludere, vi saranno degli annunci, un saluto finale e una preghiera. E ora vi presento Adam Rossi. È un titolare della borsa di studi American Corps Vista e membro della Jerusalem Farm di Kansas City ed è leader del programma Common Home Corps del Covenant. Adam, a te la parola. Grazie, Shona. Benvenuti a tutti. Come preghiere leggerò due poesie, uno dei quali è di Papa Francesco.
Leggeremo anche una preghiera dalla Laudato Si. La porzione della Laudato Si ha una parte che reciterò io e una parte che vi invito a recitare unendo le vostre voci a tutti coloro che sono qui oggi. Incominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dedichiamo un momento a contemplare la presenza di Dio. Ringraziamolo per i doni che ci offre. Una volta ho parlato dei sacramenti a un mio amico, un vecchio scoiattolo. Si è emozionato incredibilmente. Si è recato in una cavità del suo albero ed è tornato con in mano delle ghiande e una piuma di gufo, nonché un nastro che aveva trovato. Io gli ho sorriso dicendo: "Sì, caro amico, capisci. Ogni cosa parla della sua grazia." Chi ha creato il mondo? Chi ha creato il cigno e l'orso nero? Chi ha creato la cavalletta? Questa cavalletta? Quella che è saltata fuori dall'erba? Quella che sta mangiando lo zucchero dalla mia mano? Che muove le mascelle avanti e indietro invece che su e giù? Che si guarda intorno con i suoi occhi enormi e complessi? Ora solleva gli avambracci pallidi e si lava accuratamente il viso. Ora apre le ali e vola via. Non so esattamente cosa sia una preghiera. So come prestare attenzione, come lasciarmi cadere nell'erba, come inginocchiarmi, come rilassarmi, come passeggiare nei campi. È quello che ho fatto tutto il giorno. Dimmi, cos'altro avrei dovuto fare? Non muore tutto alla fine? È troppo presto. Dimmi, cosa pensi di farne dell'unica vita preziosa e selvaggia che ti è stata data? Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature. Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie per essere con noi tutti i giorni. Sostienici nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie per questa meravigliosa preghiera, Adam, ed è con grande piacere che presento i due ospiti principali, Jackie e Michael. Jackie Raymond è un'animatrice di ecologia integrale presso la Facoltà di Teologia e Filosofia dell'Australian Catholic University, è cofondatrice del movimento Laudato Si' e attualmente collabora con il Dicastero Vaticano per lo sviluppo umano integrale in qualità di co-coordinatrice della Task Force Ecologia.
già che è membro del comitato direttivo della piattaforma ed è co-leader del settore istruzione per i gruppi di lavoro scuole e università. Già che accompagna le comunità nel loro percorso di ecologia integrale attraverso una cultura di cura rivolta al creato, che include governance, spiritualità, formazione del personale, pratiche etiche e relazioni comunitarie. Ciao Jackie, ciao Shona. E Michael Downs è direttore di giustizia e parentela presso la Bishop O'Dowd House School di Oakland, California, Stati Uniti. È anche membro del Comitato per la gestione ambientale della Conferenza Cattolica della California e del gruppo di lavoro scuole della piattaforma. È animatore certificato Laudato Si' ed è inoltre animatore degli animatori Laudato Si'. Recentemente è stato invitato a far parte del comitato direttivo del progetto di alfabetizzazione sull'ambiente e cambiamento climatico della UCSU, che ha l'obiettivo di fondare sui principi ecologici gli insegnamenti delle università della California. Ciao Michael, e ora Jackie e Michael, do a voi la parola. Grazie mille, Shona. È un piacere essere con voi, noi, con tutti i nostri amici nel mondo. Mi piacerebbe iniziare ricordando che la nazione in cui mi trovo è una terra indigena. Il percorso di educazione ecologica approfondisce la conversione personale e comunitaria. E il processo fondato sul dialogo è centrale nell'educazione ecologica ed è di fatto la prima azione a cui Papa Francesco ci chiama. L'educazione ecologica ci permette di approfondire le nostre connessioni con l'ecologia. Quando ci iscriviamo nella piattaforma e carichiamo i nostri piani, le nostre riflessioni, ci chiediamo se in questo viaggio è possibile includere un viaggio ecologico sia a livello personale che comunitario. A volte possiamo mostrare questo viaggio come mappa visiva. E in questo webinar ci focalizzeremo su alcune dimensioni e aree centrali che le nostre istituzioni, su cui le nostre istituzioni si focalizzano, soprattutto, come dicevo, la educazione ecologica, ma anche il modo in cui, per esempio, possiamo ridurre la nostra impronta ecologica e le nostre relazioni comunitarie. In questo webinar utilizzeremo la metafora ecologica dell'acqua e dei corsi d'acqua e lavoreremo con un modello che definiamo di prassi ecologica. Mi piacerebbe condividere alcune informazioni su questo modello. Tutto inizia con la narrazione, dopodiché ci sposteremo alla contemplazione, dedicheremo alcuni attimi alla ricerca e, come ci ha ricordato Shona, procederemo poi con il dialogo che includerà anche la sezione di domande e risposte, quindi rinnovo l'invito a condividere le vostre domande nella chat. Dopodiché l'ultima e più importante fase è quella della co-creazione. Quindi iniziamo con la fase della narrazione. Vedremo ora tre video che sono stati preparati. Il primo ci viene dall'iniziativa scolastica di scuola. Tutte le scuole cattoliche scozzesi sono invitate a questo viaggio.
una musica di sottofondo. E ora passiamo alla parte legata all'esperienza attraverso l'esempio di una scuola a Don Bosco in India. Quindi proviamo ad ascoltare e vedere il secondo video in modo da apprendere sulla foresta Miyawaki. A Miyawaki Forest at the Don Bosco School of Excellence, Coimbatore. We at Don Bosco School of Excellence evolved a green school policy last year. The vision of the policy is to empower young minds to care for the common home. The school creates learning space for all the students to acquire knowledge on ecology, climate change, nature conservation, and it also involves them in various environment protection initiatives. One of the action plans of the Green Policy is creating a Miyawaki forest in the school campus. In September 2021, during the season of creation, we created a dense forest under the title Oikos of God, meaning House of God, by planting 1,600 native tree saplings. Creating a Miyawaki forest involves a lot of planning and preparation. We dug the ground for 4 to 5 feet, gave sufficient organic input and covered it. We identified the native plants of our Coimbatore region and collected 1,600 saplings. On 28 September, we planted the saplings. Now, after a year, we are very proud to see that all the trees are growing well. Designed by Akira Miyawaki in the 1980s, these forests are grown using the Miyawaki method. Such urban forests can be grown in small patches of land in urban areas and even in your backyard. They typically make use of native seeds and saplings which can be sourced locally. So, what's unique about this? Well, it is that these plants and trees grow very quickly in small areas and consist of densely packed trees and shrubs. And the biodiverse forest also attracts fauna like butterflies, birds and bees, which is very beneficial for the ecosystem. What's a Miyawaki forest and why is it taking over our cities? These dense urban forests are paving the way for the future. As the Earth's green cover continues to shrink, global warming and climate change become more imminent. It's more important than ever to be conscious of the fragile ecosystem in which we live in. Across the country, a growing number of individuals and organizations are adopting the Miyawaki method of afforestation. What's unique about these forests is that they grow much more quickly compared to a conventional forest that may take over hundreds of years. I hope you all got a gist about Miyawaki forest, how to grow one, and why this form of urban afforestation is gaining popularity in our country. Condivideremo i link nella chat in modo che possiate vederli. Ci saranno quindi tre link e il terzo video ci è stato inviato da una scuola Don Bosco nelle Filippine. Of Christian School Cebu, Philippines by the Salesian Sisters of Don Bosco have faithfully educated young people in the spirit and style of the preventive system. Don Bosco believed that there is goodness in every young and therefore no one is beyond redemption. As an educating community that empowers the youth to be good Christians and honest citizens through living our social responsibility and embodying our student profile, we uphold the value of being a guardian of the environment and have made numerous efforts all year round to respond to the call of Pope Francis to radical ecological conversion in Laudato Si. We have been implementing within our school culture the practice of proper waste segregation with the three labeled trash cans stationed around the school. Integrating Laudato Si and class discussions and projects of the students, making eco brick for a recyclable building material used in our school, conducting community-wide cleanup drive, inviting guest speakers for environmental awareness talks, and many more.
Particularly in MHCS, we have outreach programs such as Handog Halaman para sa nangangailangan, wherein we have taken the initiative to provide the poor with seeds of ampalaya, tomato, eggplant, and other vegetables to teach them how to plant those seeds and empower them to take care of their nutrition and our environment through planting and sustainability. We also have the Salesian Youth Movement that throughout the years have managed to encourage the youth to serve and become models of their own fellow youth, even in the call for action to Ladati Sea. In SYG, we have launched various contests such as poster, TikTok, infographic contests that challenge students to become stewards of God's creation in the means they know best. Aside from that, we've had group sessions where we learn from environmental talks by guest speakers and experience fun games related to environmental awareness. Through these, we have used our talents and creativity while making a significant impact in achieving a swift and unified global action for climate action and awareness. Climate change is no longer some far-off problem. It is happening here. It is happening now. We should not remain indifferent nor idle to what is happening around. We should start to take action towards environmental awareness and ecological conversion. Guided by the common mission of Laudato Si, we implore the fellow youth to use their unique gifts to serve others and to protect God's creation. And together, our micro efforts can bring a macro impact to help Mother Earth and give glory to God up above. Dunque, immaginate di aver visto questi video. Avete avuto una vaga idea dai messaggi del primo video. E ora vi invito a riflettere sulla realtà dell'educazione ecologica che accade in varie parti del mondo. E in questo nostro processo, e chiedo la cortesia di mostrare la slide, ci spostiamo ora alla fase di contemplazione che grazie mille Jackie. E il primo punto di questo nostro viaggio di contemplazione mi piacerebbe condividere una lezione che mio figlio ha appreso durante l'ora di scienze, come si formano i canyon. Uno dei parchi nazionali più belli d'America è il Grand Canyon e mio figlio mi ha insegnato che l'incredibile processo naturale che trasforma antiche rocce in qualcosa di possente e maestoso come il Grand Canyon inizia con il semplice flusso dell'acqua. E come vi verrà mostrato nella successiva slide, il flusso dell'acqua è semplice, trova le fessure, i solchi già presenti. Dove le impronte sono già state solcate e con il tempo quelle fessure, quei solchi si approfondiscono. Le pareti cedono al flusso dell'acqua e si forma un canyon. E per completare, mi piacerebbe parlarvi della metafora, una metafora potente utilizzata dalle scuole gesuite, su cui si basa la loro missione ed etica scolastica. Come vedete da questa immagine, ogni membro della comunità scolastica o della parrocchia, il personale, i genitori, gli insegnanti, gli amministratori, eccetera, tutte queste figure possono contribuire al flusso di conversione ecologica e quando partiamo dai punti di connessione, ovvero dai solchi e dalle crepe che già esistono nella nostra comunità, abbiamo il potere di cambiare le scuole, le strutture, i sistemi. Quindi torniamo all'immagine del Grand Canyon, un luogo dove il semplice flusso dell'acqua ha
condotto la creazione di questa struttura e quindi vi invito a contemplare silenziosamente questa immagine. Grazie mille per questo silenzio. All'interno di questa comunità globale, do di nuovo la parola a Jackie per la fase successiva di questo nostro processo, ovvero la ricerca. Grazie mille, Michael. È stato un bellissimo momento di contemplazione. Se è possibile, passiamo alla slide successiva, ci spostiamo alla fase successiva, ovvero quella della ricerca. Questa fase ci permette di connettere ciò che abbiamo appreso e come poterlo condividere con altri. E vorrei a questo punto condividere le voci di alcuni alunni e studenti del Movimento Sacro, un gruppo che unisce le università a livello mondiale per una ricerca improntata sull'educazione ecologica. Si tratta di videomessaggi, proviamo a condividerlo, speriamo che funzioni. Passiamo quindi al video, grazie Maureen.皆さん、こんにちは。上智大学 SPSF 人間総合学部教育学科1年中村育です。気候変動、それはまさに世界全体が共有する問題、グローバルイシューです。日本も例外ではなく、気候変動を助長させ、そして同時に被害を受けています。日本は他の先進国と同じように大量の二酸化炭素の排出を常に行いながら、洪水や台風などの自然災害によって多くの方を失っています。フランシスコ教皇によるラウダト市には、人間の自然への認識の問題、大量生産・消費の問題、正義・公正の問題など、気候変動における根本的な人間性の問題を問うています。ここから受け取れるのは、気候変動との戦いは私たち人間性の戦いでもあるということです。私たちが人間としてどういう素質を持つのかが、日々の具体的な選択と行動に変化を与えます。確かに日本でも様々な気候変動に対する政策や法律が提案され、整備されてきています。しかし、現状を最終的に変えるのは、紙に書かれた言葉でも、それに関わる政治決定者でもありません。1億人を超える日本人、そして何十億人という世界の一人一人の選択と行動です。そして、その選択と行動を本当に支えているのは、その人が持つ人間としての資質ではないでしょうか。人間としてどんな素質、価値、倫理性を持ちたいのか、私も自分自身、社会、世界に問い続けていきたいと思います。
Olá, o meu nome é Alexandra Freire e sou aluna de Direito e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Em janeiro de 2023, quase 85% da eletricidade gerada em Portugal continental teve origem renovável, sendo Portugal o quarto país da União Europeia com maior consumo de eletricidade verde. No entanto, isto não é suficiente. Portugal é também dos países europeus com maior vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas. Nos últimos anos, o nível do mar tem subido, os incêndios alastrado mais depressa, as ondas de calor têm sido mais intensas e 2022 foi o pior ano de seca desde que há registro. As alterações climáticas são sentidas à escala global, são um problema global e necessitam de uma solução global, a transição energética. A transição energética não só é necessária, como é uma oportunidade de mercado. Os países que criarem grandes empresas e toda uma indústria de energia limpa, mostrando que essas soluções podem ser aplicadas à escala global e de forma financeiramente acessível, serão os líderes da economia global nas próximas décadas. Eu tenho uma visão otimista do assunto. É verdade que estamos numa corrida contra o tempo para evitar um desastre climático. No entanto, se todos e cada um de nós, cidadãos e consumidores do mundo, entendermos a urgência e o impacto da nossa ação climática e se formos resilientes e, acima de tudo, exigentes, iremos conseguir mudar mais rápida e concertadamente a forma como consumimos e produzimos energia, a forma como os governos e as empresas atuam. Assim, com a cooperação de todos, pessoas, empresas e governos, conseguiríamos atingir a neutralidade carbónica sem comprometer a economia global. Obrigada pela vossa atenção. Hola, soy Catalina, soy estudiante de tercer año de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fui representante de mi universidad, la COP28, y creo que frente a la situación ambiental que enfrentamos los diferentes países, sobre todo en el sur global, es fundamental tomar acción. Yo crecí en la parte rural de Curicó, una pequeña ciudad al centro sur de Chile, y por muchos años hemos visto cómo la sequía principalmente ha afectado a las comunidades rurales, a mi comunidad en la que yo crecí, a todos mis vecinos, incluso a mi familia, que se ha dedicado por muchos años al sector agropecuario. Y falta mucha acción y mucha conciencia respecto a cómo nosotros desde el sur global somos los países y las comunidades más afectadas por la crisis climática, pero no quienes hemos causado esta situación. Así que les invito a reflexionar sobre el tema, que hablemos sobre desigualdad, sobre injusticia, y tomemos acción de manera interseccional para lograr justicia ambiental, justicia social, justicia de género, justicia racial, justicia económica y sobre todo justicia climática. Hello, my name is Gabriela Guerra and I'm an alum from Boston College where I obtained my bachelor in biology and a minor in global public health and the common good. As a medical student in Puerto Rico, I have seen firsthand the detrimental effects of natural disasters and their continued worsening because of climate change. Therefore, when I hear the term climate change, I not only think of its definition as the shifts in weather patterns caused by nature and mostly human activities, but additionally, I think of rising sea levels and how it submerges mangroves, erodes beaches, and exacerbates flooding, causing severe impacts for the coastal communities in Puerto Rico. Furthermore, the driving force of climate change in causing stronger hurricanes and spontaneous fires, which not only affect agriculture, but also affect those with respiratory diseases, making them more susceptible to heat and pollution-related illnesses. I'm concerned that we're running out of time to improve the damage that has been done and to prevent it from worsening in the future. I encourage all of us to have climate change present in our everyday decisions, like our methods of transportation, the foods we consume, and also to actively engage in community efforts to reduce pollution. We must also keep this in mind when making crucial decisions like choosing our leaders and those in positions of power that can alter the course of our future by making meaningful policies and leading by example. Each one of us can also serve as examples to our own communities. Oi, eu me chamo Isadora. Atualmente sou aluna de mestrado no Departamento de Geografia da PUC-Rio e exerço pesquisas voltadas para a área da geomorfologia costeira. Bom, de acordo com o último relatório desenvolvido pelo IPCC, no ano de 2022, estima-se que até 2050 o nível do mar cresça entre 20 a 30 centímetros, prejudicando diretamente os ecossistemas costeiros, bem como trazendo consequência à população local das áreas costeiras.
E diante do litoral densamente ocupado, o que a gente consegue perceber são estruturas de engenharia de contenção que tentam frear o avanço do nível do mar, bem como as ondas tempestades. E o que se percebe é que muitas das vezes essas obras não protegem, não contêm avanço e sim trazem mais prejuízos ao litoral, bem como as moradias e, consequentemente, os moradores, a população costeira. No Rio de Janeiro, a gente também consegue perceber essas obras e também perceber os impactos, que muitas das vezes são noticiados e muitas das vezes também atrapalham a dinâmica costeira. E o que os gestores costeiros propõem como solução a essas obras de contenção rígidas são soluções voltadas para o meio ambiente, como, por exemplo, a preservação e o aumento dos ecossistemas costeiros que servem como amortecimentos naturais. Come sappiamo, l'educazione non è semplicemente il fornire conoscenza. Una parte fondamentale è quella di sviluppare un quadro di riferimento. E ve lo vogliamo presentare perché crediamo che sia importante per riflettere su come il processo di educazione ci permette di riflettere sul il caos e la disorganizzazione da cui spesso siamo circondati. E questo framework presenta sulla destra l'ecologia integrale e sulla sinistra i segni del tempo, ovvero i problemi che stiamo affrontando. Il nostro processo è basato sulla conversione ecologica, sulla fondato e finalizzato alla conversione. Il paradigma dell'ecologia integrale di cui ci parla Papa Francesco riguarda varie aree e le potete vedere nelle sezioni verdi di questo nostro modello. Uno degli aspetti importanti che spesso non viene considerato è il modo in cui l'educazione ecologica informa le decisioni a livello politico e le decisioni organizzative. Ma tutte queste sei aree verdi che vedete hanno importanza e sono collegate l'una all'altra. Il processo di apprendimento è l'inizio e dà inizio dalle scuole e dall'università. Dobbiamo continuare a essere la dimensione ecologica all'interno dei curriculi scolastici. Un altro aspetto da considerare è quello della riduzione dell'impronta ecologica ed è importante continuare a farlo. Altro aspetto importante è anche quello di prendersi cura dei luoghi delle nostre istituzioni, delle nostre scuole, degli ospedali, in modo da poter riflettere l'amore di Dio e in modo anche da consentire alla biodiversità di fiorire. Altro aspetto fondamentale sono le relazioni comunitarie, ovvero il modo in cui ci connettiamo al di là delle tradizionali barriere, e so che Michael ne parlerà successivamente. Quindi, guardando questo modello, speriamo che vi sia chiaro come i vari modi in cui l'ecologia e l'educazione ecologica si possa concretizzare. Un modello del genere ci permette in modo sistematico
ed efficace di integrare l'ecologia nelle nostre vite. E passo la parola a Michael e slide successiva. Grazie mille, Jackie. Davvero quello che ci hai detto ci ispira. Voglio tornare a parlare della Laudato Si. Questi sono alcuni dei passaggi che mi hanno aiutato molto per quanto riguarda l'ecologia e la giustizia spirituale. Il primo punto ci ricorda che l'educazione ecologica ci deve permettere di compiere il passo verso il trascendentale, aiutando gli esseri umani attraverso una ecologia efficace in solidarietà, responsabilità e compassione. Ricordiamo anche che tutte le comunità cristiane hanno un ruolo fondamentale nell'educazione ecologica, sia che proveniate dalle scuole, dalle università. Tutti voi siete chiamati ad una semplicità di vita, a contemplare la parola e il mondo creato da Dio per proteggere i fabbisogni dei poveri e l'ambiente. L'ultimo punto ci ricorda l'importanza dell'estetica, ovvero di riconoscere e apprezzare la bellezza, coltivando questo principio all'interno di noi stessi e con gli studenti. Stiamo parlando di un cambiamento a livello societario, dobbiamo pertanto cambiare il nostro comportamento, e un cambiamento che non può avvenire a meno che non ci crediamo fermamente. Passiamo alla slide successiva. Come ci ricordano gli scienziati, dobbiamo ricordare l'interconnessione tra tutti noi, tra i vari sistemi, con la società. E volevo quindi condividere con voi alcune pratiche ottimali che sono utilizzate nel sistema scolastico californiano. In primo luogo, cerchiamo di considerare un quadro di integrazione legato alla sostenibilità e alla resilienza climatica delle scuole. Questo modello, definito delle 4C, viene adottato nelle scuole cattoliche ed è stato anche utilizzato dalle scuole pubbliche all'interno della California in riferimento al progetto di alfabetizzazione sul clima e sull'ecologia, e verrà ulteriormente adottato e prevede tre punti, ovvero campus, curriculum, comunità e cultura. Quindi si tratta di un invito, si tratta di invitare gli educatori a riflettere su cosa insegnano, su come lo insegnano e sull'integrare e sul sottolineare l'interconnessione tra tutti gli elementi all'interno della comunità, in modo da avere un impatto sulla cultura a livello comunitario. All'interno della nostra diocesi utilizziamo questo modello integrando il quadro delle 4C e i 7 obiettivi della piattaforma di iniziative Laudato Si. Questo che vedete è la diocesi di Contra Costa in California. Vi mostra proprio il panorama. Nella zona selezionata abbiamo circa
40 scuole che condividono una montagna, condividono una catena montuosa, un sistema acquifero. Queste scuole collaborano per rafforzare il senso di ecologia. 12 scuole sono, per esempio, già registrate sulla piattaforma. Si tratta quindi di una collaborazione a livello regionale. È uno dei modelli che utilizziamo all'interno della nostra diocesi. Permette appunto di unire le 4C con i 7 obiettivi della Laudato Si. Lo condivido con voi nella chat e sentiatevi liberi di utilizzarlo anche nelle vostre realtà scolastiche. Grazie mille, Michael, fantastico. Ed è davvero importante mostrare i collegamenti tra il modo in cui la prassi ecologica viene concretizzata, ovvero i principi e poi il lavoro sul campo che viene effettuato. Ed è incredibile che già 12 scuole lo stiano utilizzando. In alcune parti dell'Australia utilizziamo questo modello dal 2012 in un gruppo di 23 scuole. Ha utilizzato questo modello da alcuni anni e ha permesso a queste scuole di sfiorire. Quindi queste realtà scolastiche stanno vivendo questo modello in ogni suo aspetto, rendendolo sempre più sofisticato, utilizzando un'impronta interdisciplinare, sottolineando l'importanza di partecipare alla comunità scolastica, piantando giardini scolastici, quindi molta speranza legata a queste iniziative. E ovviamente ci sarà più tempo per parlare di queste iniziative in altre occasioni. E vorrei anche sottolineare le incredibili risorse disponibili sulla piattaforma Laudato Si. Quando vi registrate, potete appunto accedere a queste risorse. Vi invito pertanto a controllarle, ad utilizzarle, e so che ci saranno molte altre risorse in futuro. Mi spiace che non siate stati in grado di vedere i video e le iniziative in tutto il mondo, perché queste iniziative ci danno sempre ispirazione. Considerando il tempo a nostra disposizione, passiamo alla slide successiva. Per quanto riguarda la ricerca, avremmo voluto farvi ascoltare le voci di 6 studenti dal Giappone, dal Cile, dal Portogallo, da Boston e da Rio de Janeiro, Brasile. Quindi potete vedere il video. E ora passiamo alla fase di dialogo, ovvero la fase di domande e risposte. Incoraggiamo quindi nuovamente a scrivere le vostre domande che possono essere legate a un aspetto di cui abbiamo parlato o a questioni su cui avete riflettuto in relazione all'educazione ecologica, oppure nuovamente a passi legati alla Laudato Si' in relazione all'educazione ecologica. Quindi ci sono molti aspetti che possiamo trattare. Quindi passo la parola a Shona che faciliterà la sezione. Grazie mille, Cechi e Michael. Diciamo che
Questo webinar dedicato alle scuole ci mostra in effetti che abbiamo ancora molto da imparare e voglio ringraziarvi per la vostra pazienza. Cercheremo di ricostruire questo nostro webinar con i video effettivi e lo condivideremo poi su YouTube. Inoltre condivideremo i link via email. Jackie e Michael hanno già risposto ad alcune domande nella chat. Se ci sono altre domande legate al contenuto di cui abbiamo parlato, potete tranquillamente porle in questo momento. Stiamo anche pianificando una sezione, un webinar dedicato esclusivamente a domande e risposte, ma potete cominciare con la condividere le vostre domande adesso. Michael e Jackie, io avrei una domanda. Come possiamo coinvolgere i nostri leader e cosa accade se oppongono resistenza? È un'ottima domanda. Quello che ci mostra la ricerca è che gli individui sul campo, coloro che lavorano all'interno di organizzazioni, desiderano fermamente un cambiamento legato alla Laudato Si'. Purtroppo ci sono però ostacoli a livello di leadership e quindi facciamo tutti fatica a coinvolgere i leader in questo nostro viaggio ed è un viaggio e un cambiamento urgente. Alcune azioni che ritengo siano importanti sono innanzitutto il dialogare a livello individuale, l'essere in grado di conversare l'uno di fronte all'altro guardandoci negli occhi ed è fondamentale. Può trattarsi del nostro parroco, di un leader scolastico, in modo da poter capire perché non sono disposti a essere coinvolti in questo viaggio di conversione. E così facendo abbiamo la possibilità di riflettere e ponderare su come poterli coinvolgere. Forse hanno bisogno di più tempo per riflettere, forse devono guardare il film alla lettera. Capire quale può essere il loro ruolo all'interno di questa conversione, di questo modello. È importante anche organizzare un gruppo attorno ai leader in modo che la direzione non sia soltanto nelle mani di un leader singolo, ma di un comitato. Importante per organizzazioni cattoliche, ma anche per le scuole, le organizzazioni. Michael, cosa credi possa aiutare? Sì, è una domanda davvero importante. Secondo me ci sono tre parti fondamentali. Innanzitutto, il condividere le storie degli studenti. Abbiamo visto leader che hanno cambiato idea proprio ascoltando queste storie, la passione degli studenti. Un altro aspetto importante può essere quello di includere gli obiettivi ecologici all'interno del vostro piano in modo da poter ispirare i valori sociali e
Ultima cosa, se i leader a cui vi rivolgete sono consapevoli di ciò che sta succedendo nel mondo, questo può permettere loro di comprendere l'importanza dell'educazione ecologica, quindi possiamo fare appello a questa loro consapevolezza e all'intelligenza dei nostri leader, quindi studenti, pianificazione strategica e fare appello ai leader. Grazie mille Jackie, grazie mille Michael, e considerando il tempo a nostra disposizione, mi piacerebbe chiedere cosa può essere un'azione importante che le azioni che hanno appena iniziato questo percorso devono mettere in azione. È un'ottima domanda e credo che questo sia forse un problema per le nostre istituzioni. Le nostre istituzioni scolastiche, per quanto ci riguarda, noi cerchiamo di offrire dei programmi online, e questo potrebbe essere un esempio per altre scuole. Noi crediamo che quello di condividere la conoscenza possa essere fondamentale. Michael, volevi aggiungere qualcosa? Sì, nella chat invito i partecipanti alle risorse della piattaforma La Dato Sì, che possono essere ricercate in quanto a regione, lingua e soggetto. Quindi come cattolici cerchiamo di pensare alla settimana Laudato Si, al tempo del creato in ottobre, quindi due occasioni che ci danno uno sprone per iniziare e in modo in modo da essere una vera comunità globale, vi invito a registrarvi alla piattaforma Laudato Si, quindi piattaforma di iniziative laudatosi.org. Grazie ancora Michael e Jackie. È ora il momento di alcuni annunci finali ed è il momento di co-creare il nostro futuro. Assieme possiamo essere una forza per il bene, cambiando i nostri modelli umani di pensiero e azione. Il nostro primo invito alla co-creazione è la settimana del Laudato Si, dal 21 al 28 maggio, che è l'ottavo anniversario dell'enciclica di Papa Francesco. In questa edizione della settimana del Laudato Si' ci focalizzeremo sulla proiezione comunitaria del film La Lettera. E come abbiamo parlato nel nostro webinar passato, rinnoviamo l'invito a partecipare alla corsa Run for Unity. Che si svolgerà il 7 maggio. Potete registrarvi sul sito web che vedete sullo schermo. Voglio ringraziarvi per essere stati con noi, grazie a coloro che guarderanno il video su YouTube. Il video che poi potrete vedere su YouTube includerà anche i video.
Grazie anche a coloro che hanno reso possibile il webinar, grazie anche agli interpreti. Vi facciamo un applauso virtuale. E grazie ancora a Michael e Jackie e a tutti coloro che ci hanno inviato i video. È bellissimo poter riunirci come comunità globale per prenderci cura del mondo di Dio. Per chi non si è ancora registrato, vi invitiamo a registrarvi alla piattaforma di iniziative Laudato Si'. Se vi siete già iscritti, non dimenticate di inviare le vostre riflessioni, i piani d'azione, le vostre storie per incoraggiare altri. Ringrazio anche Adam per la preghiera di iniziale. Ultimo annuncio, il nostro prossimo webinar sarà tra 3 settimane, giovedì 1º giugno. E approfondiremo l'obiettivo della resilienza, della responsabilizzazione della comunità con un'attenzione particolare al film La Lettera come strumento di dialogo. Grazie ancora per essere stati con noi e ora chiudiamo il webinar con un momento di preghiera con l'immagine dell'acqua. Recitiamo assieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Trino, grazie per il meraviglioso dono della vita che ci hai concesso nella tua grande cattedrale del creato, che possiamo essere le acque che rivitalizzano le nostre comunità e il creato intorno a noi. Come l'acqua, iniziamo la nostra vita come piccoli ruscelli, alimentati e nutriti da sorgenti. Con il passare degli anni ci integriamo nella rete della vita e ci uniamo, maturando in fiumi, nel suo corso. Il fiume della nostra vita modella le nostre comunità e le nostre comunità modellano noi, che possiamo arricchirci reciprocamente. A volte vacilliamo e causiamo dolore, che possiamo essere custodi del tuo creato, realizzando la conversione ecologica. In modo da poterci unire al coro del creato, che possiamo rispettare i ritmi, i cicli e le capacità della natura. Grazie per averci riunito nello spazio sacro di oggi. Benedicici nel nostro sforzo di rivitalizzare le comunità. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie ancora a tutti e speriamo di rivedervi il 1º giugno, giovedì. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti ancora. Pace e bene a tutti.